Dopo il calcione sferrato a raccattapalle, Eden Hazard rischia di saltare più delle tre giornate conferitegli in automatico per l'espulsione rimediata a Liberty. Mercoledì sera la Football Association ha giudicato il quantitativo di gare di squalifica inadeguato all'atteggiamento del centrocampista belga. In un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la FA ha dichiaratamente ritenuto insufficiente la punizione applicata nei confronti del giocatore ed Hazard è stato così deferito. In Inghilterra da mercoledì sera non si parla d'altro e anche Arsène Wenger ha espresso il suo punto di vista sulla faccenda. The ball boys are there to get the ball as quickly back. Ma i raccattapalle sono lì per riportare il pallone ai giocatori e rimetterlo in gioco. Di certo non sono lì per perdere tempo. Io penso che bisogna educare i raccattapalle e non importa se è una gara in casa o in trasferta. Bisogna restituire il pallone rapidamente, qualsiasi altra situazione è inaccettabile, a prescindere dalla squadra a cui si restituisce il pallone. Hazard non è un violento, per il resto voleva semplicemente riprendere il pallone il prima possibile e posso capirlo. A mio modo di vedere ci è andato con troppa foga, ma non voleva far male al ragazzo, voleva solo riprendere il pallone il prima possibile, di questo sono convinto. Rafa Benitez invece, pur essendo parte in causa, è già stufo di discuterne. Dovremmo attendere di sapere se Hazard sarà squalificato per questa gara ed è l'unica cosa che posso dire, il resto è una questione interna. Il ragazzo si è allenato bene, siamo soddisfatti della reazione dei giocatori. Hazard ora ha tempo fino a martedì per ricorrere in appello